In diverse regioni constatiamo il sorgere di violenti conflitti che sono spesso il risultato di una mancanza di rispetto reciproco, una mancanza della volontà tollerante di far prevalere a tutti i costi i propri interessi, la propria posizione o la propria parziale narrazione storica, anche quando ciò comporta sofferenze senza fine per intere collettività e sfocia in vere e proprie guerre sanguinate. Per favorire una pacifica e costruttiva armonia che assicuri le pace e unisca le forze per sconfiggere gli squilibri e le sacche di miseria che ancora persistono in alcune zone, la Chiesa desidera incrementare il dialogo interreligioso. Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi e far crescere un clima di rispetto e di fiducia reciproca, indispensabile per affrontare le sfide comuni, tra quelli quella del contrastare l'estremismo e anche la intolleranza, no? I quali, distorcendo la religione, tentano di imporsi servendosi dell'inganno e della violenza.